neanche del Ministero della Salute, come prevede la legge. Detto questo, però, io, visto che ho un'attenzione e una responsabilità su questi temi, certamente io sostengo il sindaco nelle sue operazioni di sgombero rispetto a chi sta vicino al fiume Eroia, perché in quel luogo non è possibile che ci siano persone che si fermino, stazionino, ricevino cibo da qualche associazione che dice di essere dalla parte del giusto, ma certe cose non si devono fare per la salute di tutte le persone. C'è anche chi chiede il posizionamento di bagni chimici lungo il fiume, questo significa che poi diventano dei luoghi dove le persone stazionano, quindi nessun segnale che si può stare e vivere lungo un fiume, perché siamo ai limiti, no, di quello che può essere l'accettabilità da parte di una società civile. Questo è un luogo ovviamente monitorato, verificato, che garantisce una situazione dignitosa alle persone, e la notazione di tipo politico, appunto, è il fallimento della gestione di un'emergenza. Io ricordo quando avevamo gestito una situazione altrettanto difficile qualche anno fa, eravamo al governo noi, l'emergenza ebbe una sua collocazione qui vicino alla caserma dei Vigili del Fuoco per togliere le persone dalla stazione di Ventimiglia. Assumemmo un impegno con la città di Ventimiglia, temporaneamente le persone andranno lì, ma con l'impegno di bloccare gli sbarchi, e così abbiamo fatto. Questo governo non dà una scadenza precisa all'emergenza, si possono sbloccare gli sbarchi, si possono andare a fare accordi bilaterali, si può impedire che le persone paghino i trafficanti di esseri umani per venire qui e verificare le loro domande di asilo nei luoghi di partenza. Queste sono regole chiare, praticabili, non è la luna, non è una baiara alla luna, sono cose che, se c'è una volontà politica, si può fare. L'idea dell'Europa è che l'Italia diventi un enorme campo di non profughi, perché sono migranti economici, quindi una infinitesima parte di queste persone scappano dalle guerre, quindi o cambiano le regole europee o rimangono persone irregolari sul nostro territorio.